Un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, giovedì 20 giugno, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud, che titola Rossano, pane e caffè delle cosche. Centropagina, una foto notizia, maestro in appello, 4 assoluzioni, interessi criminali nel porto di Gioia Tauro. Andiamo all'interno ad approfondire questa notizia. Il porto crocevia di traffici illeciti non regge l'impianto accusatorio. Gioia Tauro, la sentenza d'appello del processo scaturito dall'operazione Maestro, assolti Agostino Cosoleto, Rocco Nicoletta, Angelo Politano e Antonio Morabito. Palmi, impresa taglieggiata, il comune dimentica di costituirsi parte civile. Nota del consigliere Papalia. Domenica Torrianovese e Unitalsi insieme nella partita del cuore e a Polistena, nella piana, i campi di volontariato sui terreni confiscati all''ndrangheta. Estate liberi fino al 17 settembre con 380 giovani. Sant'Eufemi, ha ricordato il maresciallo Azzolina, è stato un martire della legalità. La cerimonia con familiari e carabinieri. Gioia Tauro, inceneritore, manutenzione bloccata, il forno non può lavorare perché mancano i soldi per riparare i guasti. Ecologia Oggi si impegna. Ispezione della provincia, i punti critici dell'impianto, l'analisi sulle emissioni. Il porto di Gioia Tauro, sempre più vicino agli interessi dei cinesi, si concretizzano gli accordi commerciali. Gioia Tauro, da lunedì la guardia costiera sul fronte di mare sicuro, come ogni anno, riflettori della capitaneria puntati su due direzioni, sicurezza e attività illecite. Inquinamento del fiume Mesima, dopo un anno, la solita indifferenza. Tra Rosarno e San Ferdinando la denuncia di un comitato civico. Rosarno, i socialisti ritrovano uno spirito unitario, unico soggetto politico. Cittanova, domani un convegno sulla gestione delle acque, mentre la strada Varapodio Tarnova continua a tenere banco. Fazzolari scuote il presidente Raffa. A 5 anni dall'alluvione, nessun intervento per la sicurezza. Passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria, titolo principale: gli affari del caffè in mano ai clan, duro colpo alla cosca, acri, Morfò di Rossano, 23 gli arresti, tra cui la moglie del boss. Non ci sono notizie in prima pagina che riguardino la piana di Gioia Tauro, per cui andiamo all'interno. E precisamente a pagina 36, inceneritore ridotto a un rudere. Problemi tecnici tanti, ma nessun disagio sul fronte delle emissioni. L'ispezione di ieri mattina ha certificato l'assenza di manutenzione e diverse criticità nell'impianto. Questo l'articolo di Alessandro Tripodi sull'ispezione provinciale effettuata ieri mattina. Oppidum Mamertina, anche il vescovo per la nonnina. Piero Catalano, entro fine mese niente più cassonetti per le strade cittadine. Al termine il percorso di Polistena per la differenziata. Un polistenese nel giro di droga romano, Rocco Camillò, arrestato dalla squadra mobile della capitale per traffico di stupefacente. Gioia Tauro riparte dal suo mare, parte l'operazione Spiagge Pulite dall'amministrazione comunale per la sistemazione del litorale. Rifatta la strada lungo la costa e ripulito l'arenile, si punta al turismo. Melicucco, parchi off limits per tutti i cuccioli. Questa la decisione del sindaco. Giovani e lavoro a Rosarno, a Piazza Valarioti, un incontro dibattito organizzato dalla FIGC. I cinesi guardano a Gioia per l'uso delle sue banchine. Ieri mattina una delegazione in visita al porto.
Palmi, da Palmi in 50 fino a Gaza per i diritti di un popolo, l'iniziativa presentata alla Casa della Sinistra. L'estate di Libera è già iniziata, il via ufficiale dei campi di lavoro dell'associazione nei terreni confiscati all''Ndrangheta. Alla Valle del Marro sono arrivati i giovani volontari di Bologna. 23 piccoli attori diventano un bosco ricco di animaletti, lo spettacolo messo in scena dai bambini di Villa Maria. Fondo pagina, parte l'operazione Mare Sicuro, ieri mattina la presentazione alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. Chiudiamo la nostra rassegna di oggi sfogliando le pagine di Calabria Ora, di Landro al CSM, indagate su Reggio. Magistratura, dopo la ritrattazione del super pentito, il procuratore generale invia un rapporto a Roma, 30 pagine shock, quadro oscuro e inquietante. Abbiamo qualche problema nella visualizzazione di Calabria. Ora che proviamo a risolvere in maniera nella maniera più veloce possibile. Mentre andiamo a ripristinare. Dovremmo aver risolto il nostro problema. Ecco. Ancora appunto le pagine di Calabria Ora, questa è la prima pagina. Biasi sotto contratto con la provincia per 120.000 euro. Il coordinatore provinciale del PDL ed ex sindaco di Terranova, ripescato nello staff del presidente Raffa. Il rapporto è nato dopo le provinciali che hanno bocciato la candidatura dell'esponente azzurro. L'intesa durerà fino al 2014, salvo eventuali proroghe o rinnovi, e gli frutta circa 3.600 euro mensili lordi. Questo è l'approfondimento su Roy Biasi del quotidiano Calabria. Ora, sindacati a muso duro contro RFI, a rischio l'area di Gioia Tauro e gli investimenti dell'APQ, tanto strombazzati. Triplice omicidio borghese, Ascone verso l'abbreviato, strage di Spina il 9 luglio, il presunto killer davanti al GUP. Abbreviato maestro, solo 5 condanne in appello, all inside 3, conclusi gli interrogatori degli arrestati. Termovalorizzatore Longo, assenza della regione. Il sopralluogo di ieri non convince il consigliere provinciale. Rosarno, a Zimbario il sito provvisorio. Oppidum Amertina, consiglio Tares entro dicembre. Ma c'è il rinvio della TARSU 2012, decisione per abbassare la pressione fiscale a carico dei cittadini. Saccomanno, intervenire subito contro l'inquinamento del mare. Lettera del Comitato dei Cittadini per la tutela della costa tirrenica. Palmi, estorsione Clarà, Papalia interroga il sindaco. Il PDLino tuona. Decisione della giunta o degli uffici? Lo scorso 13 giugno si è tenuta l'udienza preliminare del processo. Fondo pagina Palmesi, in attesa dell'Opresti, spunta l'ipotesi del San Giorgio. Polistena, estate liberi, 450 volontari sui terreni della Valle del Marro, presentata l'edizione 2013 dell'iniziativa al lavoro sui terreni confiscati alle 'Ndrine. Ai campi parteciperà un gruppo di 22 ragazzi con problemi penali.
Capitaneria di Porto al via l'operazione Mare Sicuro e a fondo pagina Gioia Forestieri canta Fabrizio. L'artista di Ziconese aprirà il suo tour in piazza Municipio. Domenica 23 il concerto inizierà con la canzone dedicata a Fabrizio Pioli. Era questa l'ultima notizia di oggi. Piena Stampa torna domattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.